Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a parlare di cuffiette, ma che cuffiette in collaborazione con Trania. Loro sono le Trania Nova, un prodotto all'altezza per essere le sostitute ideali delle Apple AirPods Pro 2. Avete sentito bene? Sì, loro sono di ultimissima generazione. Le prime cuffie super complete al di sotto di 100 euro che hanno ricarica wireless, il nuovo processore QCC3072, 6 microfoni, 3 per cuffia, anche Bluetooth 5.3, insomma chi più ne ha più ne metta. Vi racconterò tutto in questo video, restate quindi sintonizzati, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella così da restare sempre aggiornati. Noi ci vediamo tra poco con queste fantastiche, e dico fantastiche, ripeto, Trania Nova. Si parte con l'analizzare la confezione di vendita, ve la voglio mostrare nuovamente, l'abbiamo vista anche nell'unboxing, ma è davvero particolare. È una confezione classica, bianca, elegante, con il nome dell'azienda in argento, e qui ci va ad indicare la presenza di anche e di 6 microfoni, quindi 3 microfoni per cuffia, con cancellazione del rumore davvero ottima. Sulla parte posteriore troviamo il nome dell'azienda, nuovamente la presenza di Anch, ma ci va ad indicare anche la presenza del nuovo chip a bordo Qualcomm QCC3072 con aptX adattivo. Davvero tanta tanta roba da queste Trania. Sono rimasto molto soddisfatto, sono, vi ripeto, le prime cuffiette complete in assoluto al di sotto dei 100 euro. Tra le migliori in commercio assolutamente. Qui sono alloggiate le cuffiette, policarbonato totalmente riciclato, quindi salvaguardia anche per l'ambiente. Su questo cofanetto ci vado ad indicare che è presente il cavetto USB-C, USB-A per la ricarica, 2 tagli di gommini diversi, un paio già applicate le cuffiette, ed infine la manualistica. Guardate com'è strutturato, abbiamo il cavetto che è separato dal resto della manualistica, una manualistica che non è in italiano, ma l'utilizzo è molto molto semplice, QR per andare a scaricare l'applicazione, ed in ultimo abbiamo le 2 paia di gommini. Devo dire che ho trovato le cuffie molto comode, e poi soprattutto con il gambo a me piacciono molto. Abbiamo comunque tanta tanta qualità e siamo estraniati veramente dal mondo esterno quando andiamo ad ascoltarle, soprattutto in chiamata. Guardate il box com'è strutturato, un box abbastanza leggero, siamo intorno ai 60 grammi, ma un box in questa colorazione molto molto bella, blu, elegantissima direi. Nome dell'azienda sulla parte posteriore, pulsantino che ci va ad indicare l'autonomia residuo della batteria. Verde siamo intorno al 100%, massimo 75%, qui siamo in colorazione gialla, siamo al di sotto del 50%, rossa dobbiamo andare a ricaricarle, un box con una batteria da 380 mAh che si va a ricaricare in circa un'ora e mezza e ci va ad offrire circa 35 ore di autonomia residua, ma hanno anche la ricarica wireless. Guardate qui, quindi abbiamo un altro plus su questa cuffietta che devo dire è davvero una bella bomba. Sulla parte bassa troviamo la porta per andare a ricaricare il box, che ricarica le cuffiette circa 3 volte, non di più. Vado ad estrarre le cuffiette, si vanno a connettere in automatico una volta estratte. All'interno sono in questa colorazione opaca, i bordi all'interno lucida, qui ci va, non so se si riesce a vedere, ad indicare qualche specifica, e andiamo a parlare di queste cuffiette. Una connessione ottima, Bluetooth 5.3, range massimo di 15 metri, guardate come sono state realizzate. Una colorazione qui sulla parte alta nera, mentre la cuffia continua ad essere in questo blu davvero profondo, molto molto bella ed elegante. 3 microfoni per cuffia con tecnologia CVC 8.0, 6 microfoni quindi in totale. E qui abbiamo un driver dinamico da 12 mm, un driver che pompa davvero molto molto bene. Possiamo settare il tutto all'interno delle impostazioni dell'applicazione. Guardate, qui sono presenti i controlli touch sulla parte alta, o meglio sullo stemmino. E vi dico di più, abbiamo aptX adattivo, una doppia connessione, possiamo utilizzare le cuffiette con 2 dispositivi tranquillamente,
presenza di modalità gaming, bassa latenza di 47 millisecondi e una batteria all'interno da 80 mAh, una batteria che comunque dura davvero tanto, è abbastanza grandicella su questa tipologia di cuffie. Guardate, qui sulla parte bassa sono presenti i pin per la ricarica. È davvero un'ottima cuffia, una cuffia che davvero vale più di quello che costa. Ma vi devo mostrare che cosa ci va ad offrire l'applicazione. Nel frattempo vado ad aprire il cofanetto, un cofanetto che comunque l'apertura e la chiusura è un po' troppo a scatto. Questo comunque va detto, è una cosa che va detta, però comunque le cuffie non cadono. Peccato per questa chiusura un po' troppo rapida, ma andiamo ad estrarre le cuffiette. Questo è un piccolo dettaglio e vediamo subito l'applicazione. Vi mostro come loro si vanno a connettere in automatico al nostro smartphone. Bella l'applicazione, ho trovato molto interessante la presenza di questi toggle rapidi che comunque ci aiutano nell'utilizzo per andare a cambiare velocemente la nostra equalizzazione, ma soprattutto attivare o disattivare la modalità gaming all'interno delle impostazioni. Possiamo andare a cambiare il nome del nostro prodotto e possiamo andare ad equalizzare a nostro piacimento. Possiamo utilizzare la curva che ci piace di più in base al genere di musica che stiamo ascoltando, ma questi quattro preset sono molto molto importanti, perché andando ad attivare questa modalità bass boost è come se durante l'ascolto subentri un subwoofer a migliorare la scena, e questo è molto utile durante la visione dei contenuti multimediali. Ma ascoltando la musica, una bella musica pesante, riuscirete a sentire anche quella piccola vibrazione che ci va a fornire un subwoofer passivo. Quindi molto molto bene, possiamo andare a personalizzare sino a 5 tocchi per ogni singola cuffia, più la pressione prolungata, tanta tanta roba. Va molto bene l'assistente vocale, qui è presente anche la possibilità di aggiornare il software. Qui abbiamo i toggle rapide per andare a personalizzare l'equalizzatore, per personalizzare i tocchi, gaming mode, e qui abbiamo la cancellazione del rumore. Torniamo indietro, vi faccio vedere che qui ci va a fornire alcune informazioni su tutti i prodotti di Trania, e qui abbiamo il nostro account. Ora non mi resta altro che andarvi a mostrare più nel dettaglio questi piccoli driver da 12 mm che sono davvero molto molto belli. Sì, perché preferisco avere un singolo driver dinamico, avere la presenza di Anc, avere la presenza di una ricarica wireless, di un sound a 360 gradi molto intenso, un'ottima connessione, e che avere un dual driver è la mancanza magari della cancellazione attiva del rumore. Detto questo, andiamo a ascoltarle e poi traiamo le conclusioni finali. Prova registrazione in telefonata Trania Nova, collegata al mio iPhone, sono in esterna, è una giornata non tantissimo ventosa, però comunque loro riescono sempre a cancellare abbastanza bene i rumori ambientali, l'audio si sente abbastanza bene, e che dire, complimenti a Trania per questo super prodottino. Tiriamo le somme per queste Trania Nova delle cuffiette, delle signore cuffiette complete, paragonabili a un paio di AirPods Pro Pro 2 che vanno a costare al di sopra dei 200 euro. Noi parliamo di una cifra intorno agli 89 dollari all'interno del sito di Trania, vengono vendute solamente all'interno del sito di Trania per il momento. Intorno agli 80 euro vi portate a casa una ricarica wireless, dei driver dinamici che pompano davvero tanto, un Bluetooth 5.3, aptX adattivo,
chip Qualcomm a bordo QCC3072 con 3 microfoni per cuffia, un sound in HD davvero ottimo, una cuffia che va a costare relativamente poco e diventa un vero e proprio best buy assoluto in questa fascia di prezzo e per tutto ciò che si porta appresso, un bel bagaglio con un piccolo peso ad un prezzo super interessante sia per Android che per iOS. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione se siete interessati all'acquisto e sarà presente ovviamente anche sulla pagina Telegram Offerte Tech e non solo. Io ringrazio l'azienda per la collaborazione e per l'invio di questo fantastico prodotto in test davvero ottimo. Ringrazio voi tutti per il supporto quotidiano, per i like, per i commenti e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa bella super cuffietta. Io vi ringrazio nuovamente, ci vediamo ad un prossimo video e mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella così da restare sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima recensione.